42° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Acquario. La Chiesa ricorda la Beata Vergine di Lourdes. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Dante. Il nome è un accorciativo di Durante e deriva dal verbo latino durans col significato di perseverante, risoluto. Una curiosità, Dante è uno dei pochi nomi italiani usati anche all'estero senza variazioni. Accadde oggi. L'11 febbraio del 2013, Papa Benedetto XVI annuncia ufficialmente di rinunciare al soglio pontificio con efficacia effettiva dal 28 febbraio 2013. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati l'11 febbraio ricordiamo l'attrice americana Jennifer Aniston e lo stilista Ottavio Missoni. La citazione del giorno. Niente è più difficile e per questo più prezioso dell'essere capace di decidere. Napoleone Bonaparte. Dice il saggio. Non puoi dire quant'è profonda una pozzanghera finché non ci finisci dentro. Il bel paese. Le opere incompiute devono essere un vizio di noi italiani già da molto tempo. Ne è un esempio l'incompiuta di Venosa, una chiesa cominciata verso la metà del 1100 e mai portata a termine. L'edificio venne iniziato con materiali provenienti da monumenti di svariate civiltà. All'interno di questa suggestiva architettura si possono trovare ornamenti che appartenevano all'anfiteatro romano, ma anche il gruppo di tre vipere di origine longobarda. L'incompiuta fa parte del complesso della Santissima, riconosciuto monumento nazionale con regio decreto dal 20 novembre 1897.